parlare di sviluppo oggi significa parlare di crisi. E ci sono tanti bisogni, ci sono poche risorse, mi pare logico dire dobbiamo aumentare le risorse per cercare di dare risposta a questi bisogni. E quindi dobbiamo la crescita come risposta a questi bisogni. E il ragionamento appare lapalsiano, pacifico. In realtà forse dovremmo chiederci quale crescita e domandarci un pochettino meglio cosa significa effettivamente generare queste energie per rispondere ai bisogni. E guardare un attimo la nostra società. Noi siamo una società oggettivamente ricchissima. Ricchissima in termini finanziari. Tantissimi italiani lasciano risorse ingenti sui conti correnti che danno dei rendimenti ben al di sotto dell'inflazione, quindi accettano di avere rendimenti negativi, di perdere dei soldi. E non c'è modo di utilizzarli meglio, o non sanno come utilizzarli meglio. Per cui ci sono enormi energie finanziarie a disposizione. Non parliamo poi del capitale tecnico, tecnologico, delle infrastrutture, siamo un paese ricchissimo. Il capitale umano, basti pensare a tutta la disoccupazione che c'è, cos'è? Sono risorse, spesso formate, spesso molto valide, che non riusciamo a valorizzare. Quindi il problema forse non è quello di generare nuove risorse, ma di riuscire a metterle in piedi, mettere insieme queste risorse. Il problema forse deve essere nel trovare catalizzatori in grado di trasformare queste risorse e di valorizzarle, perché altrimenti non solo vengono sprecate, ma si trasformano in problemi. Se una casa non la utilizzo, presto va in rovina. Se della gente non lavora, presto diventa un problema sociale. E quindi abbiamo da un lato dei bisogni, dall'altro delle risorse, e non riusciamo a creare il collegamento fra i due. Questa, a mio avviso, è la vera sfida oggi. E quali sono i catalizzatori che di norma utilizziamo, che abbiamo utilizzato per far funzionare la nostra società? Adam Smith parlava dell'interesse personale, il nostro pane, la nostra carne non viene dalla generosità del macellaio, ma viene dal loro interesse, dal mettersi e pensare di realizzare un interesse. Questo è uno strumento sicuramente molto forte, che permette di mettere assieme, l'imprenditore cosa fa? Mette assieme fattori produttivi in modo che generi il valore che altri soggetti sono disposti ad acquistare. L'altro strumento molto forte è chiaramente l'intervento pubblico. E abbiamo visto come, soprattutto da Keynes in avanti, si è visto come lo strumento pubblico è un modo per effettivamente mobilitare energie e far generare ricchezza. Ma attualmente sembra che non siano più sufficienti, o perlomeno in questo momento storico questi due strumenti che chiaramente sono a disposizione non generano la piena occupazione, questo è un dato abbastanza scontato. A questo punto la vera sfida è dire ok, cosa facciamo? E qui ci sono due strade che si presentano. La prima strada è, va bene, cerchiamo di renderle più efficienti, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di evitare che energie vadano disperse, e quella è un po' che domina. Tutti il dibattito, le linee politiche vanno in questa direzione. Rendiamo più efficienti questi due strumenti. Dubbi però sulla loro efficacia, sull'efficacia di questa strategia, secondo me ci sono. E forse dobbiamo domandarci se non ci sia un'altra strada. Se non ci siano, in altri termini, altri catalizzatori in grado di mettere assieme queste energie che vediamo lì davanti a noi inutilizzate. Ebbene, sicuramente uno degli strumenti che genera, mette assieme queste energie è la condivisione dei principi, dei valori, qualcosa di bello da portare avanti. In altre parole, il dono. E
l'esperienza di tutti gli enti non profit è lì per dimostrarlo come in funzione di qualcosa di bello, di qualcosa in cui si crede, si mettono assieme tutte queste energie. Il limite, a mio avviso, dell'approccio è che troppo spesso viene visto in contra questo strumento, in contrapposizione agli altri due, o strumentalizzato dagli altri due. Cioè, si vede il dono in termini di rinuncia, sacrificio, in contrapposizione all'investimento commerciale come in termini di ottenere soddisfazione alle proprie esigenze. Vengono visti in modo separato. Mentre, a mio avviso, la vera sfida è quella di vedere se possiamo in qualche modo mettere assieme questi tre elementi. L'elemento del dono, l'elemento dell'interesse personale, l'elemento dell'interesse pubblico. Ed è un discorso che si sta sviluppando fortemente in tutto il mondo. Pensate all'impresa sociale. L'impresa sociale, di cui adesso molti parlano, l'impresa sociale sta in piedi perché riesce a mettere insieme questi tre pezzi. Quel servizio, se dovesse essere semplicemente, stare in piedi semplicemente sulla base del pagamento da parte degli utilizzatori, non starebbe in piedi, perché chi ne ha bisogno spesso non ha i soldi per pagare i fattori produttivi e quindi non sta in piedi. Quel servizio fatto esclusivamente con l'intervento pubblico non sta in piedi perché l'intervento con i soldi ormai non ci sono più e quindi non lo fa più. Del resto non riesce a stare in piedi solo sul volontariato. E quindi fin quando teniamo separati questi tre pezzi, quel servizio non viene fatto. Ma immaginate un attimo quello stesso servizio in cui i fattori produttivi un po' sono pagati da chi lo utilizza, un po' sono pagati dall'ente pubblico che capisce che se c'è quel servizio è un beneficio per la comunità, un po' sono pagati da chi dona perché è una cosa bella, perché è una cosa che risponde a delle esigenze giuste, belle, nobili. Ecco che allora quel servizio che prima non starebbe in piedi, economicamente non sarebbe sostenibile, forse lo può diventare. E se lo diventa, cosa succede? Chiaramente il servizio viene dato, quindi c'è un beneficio per coloro che lo ricevono, c'è un beneficio per la collettività in generale perché è chiaramente un bisogno comune, c'è un beneficio per chi ci lavora, che chiaramente può portare a casa lo stipendio, c'è un beneficio per l'economia perché è chiaro, è un pezzo che fa funzionare l'economia. Allora in questa logica il dono non è un sacrificio. Quando io dono è un'opportunità che io metto in moto per dare una risposta a dei miei bisogni e ai bisogni della collettività. Non è vero che necessariamente i miei bisogni personali sono in necessario contrasto con i bisogni della collettività. Ci sono alcuni casi in cui succede, ma ci sono molti casi in cui non succede. Anche a livello di impresa. Sempre di più le imprese più raffinate parlano di valore condiviso. Cos'è sta roba del valore condiviso? È la constatazione che il successo imprenditoriale dipende anche da tutta una serie di fattori esterni, soprattutto in un momento di competizione globale, che se ci sono mi permettono appunto di andare avanti. Se non ci sono, io posso essere anche l'imprenditore più geniale di questo mondo, ma alla fine me ne devo andare perché non riesco a competere a livello mondiale. E quindi cosa significa? Che allora alcune imprese iniziano a dire ok, queste economie esterne, posso dire, è responsabilità della pubblica amministrazione, mi metto lì, aspetto, però rischio di aspettare a lungo. Oppure dicono no, le faccio tutte io, e però insomma lo fa Luxottica, lo fa qualcuno, ma poi ci si arriva entro certi limiti. Oppure posso iniziare a dire ok, per esempio la creazione di asili nido per i bambini piccoli a cui potranno usufruire i miei collaboratori, piuttosto che
tutta una serie di attività formative di cui potranno usufruire le mie future collaboratori. Queste cose qui sono chiaramente di interesse pubblico, però rispondono anche a un mio interesse personale come azienda. Allora, me le faccio io in casa, però ho certe dimensioni e oppure non sta in piedi la cosa per ragioni economiche, oppure io posso usare la filantropia come una leva per attirare risorse da diversi soggetti e favorire la nascita di questa infrastruttura di cui poi beneficerà la società in generale, ma beneficerò anch'io. Recentemente, la settimana scorsa, è stato presentato il rapporto sul secondo welfare e dicevano, sulla base di analisi che hanno fatto, che 100 euro investiti in questa dimensione ne generava 300 in maggiore produttività, minori problemi e via dicendo. Ecco che allora, se sono una grande impresa, ripeto, posso gestirmi direttamente, ma se sono una piccola media impresa, il mettere insieme questi soldi, il coinvolgere le organizzazioni di volontariato che possono fare certe attività, il coinvolgere il pubblico che può mettere qualcos'altro, il appunto far pagare il servizio a un prezzo che è accessibile, ecco che genera sviluppo in termini di gente che lavora, genera sviluppo in termini di maggiore efficienza produttiva e quindi di capacità di dare una risposta alle sfide che io affronto a livello globale in un mercato sempre più duro e sempre più cattivo. Questo, allora, noi dobbiamo in qualche modo, se il dono non è semplicemente rinuncia, non è semplicemente sacrificio, ma è potenzialità, noi dobbiamo creare le condizioni perché questo avvenga. E la cosa non è facile, perché noi siamo in una società che quest'idea non ci pensa proprio, cioè non è fatta per aiutare la gente a donare. Sentiremo che ci sono alcuni benefici fiscali, ma poi non li usano quasi nessuno, e quelli che li usano male, oggettivamente, cioè i dati mostrano che, proprio perché ci sono tutta una serie di pressioni che fanno sì che la gente faccia fatica a sfruttare questa opportunità. Allora bisogna creare un'infrastruttura sociale che abbia come fine non tanto quello di aiutare gli anziani, aiutare i bambini, disabili, tutela del patrimonio, tutela dell'ambiente, non tanto questo, ma aiutare le persone a vivere la dimensione del dono, ripeto, non come sacrificio, ma come opportunità per dare un senso alla propria esistenza, opportunità per vivere delle emozioni autentiche, opportunità per vivere delle relazioni veramente umane, perché non strumentali. E questo, e quindi creare le condizioni perché le varie risorse che sono presenti nella comunità e che sono atomizzate, che sono ognuno separato, ognuno vive nel suo cantuccio e quindi è impotente. Se anche vuole fare qualcosa, poi dice: io con il poco che ho non posso fare niente, perché abbiamo una società talmente complessa che ci vogliono i soldi, ma ci vogliono le competenze legali, ci vogliono le competenze fiscali, ci vogliono la conoscenza del problema, ci vogliono le capacità operative. È difficile che un singolo, anche messo bene, abbia tutte queste cose a disposizione. E quindi se io non creo le condizioni affinché questi soggetti possano mettersi assieme e possono quindi realizzare qualcosa di bello, qualcosa che risponde ai loro interessi, queste cose non succedono. E allora tutte quelle energie, quante risorse nella nostra vita lasciamo inutilizzate? Quanti spazi non vengono utilizzati al meglio? In un momento di bisogno noi sprechiamo una marea. E come facciamo a non sprecare? Ecco che allora l'idea della filantropia istituzionale come infrastruttura sociale che ha come fine proprio quello di aiutare le persone a donare. Perché? Perché da un lato gli crea l'occasione. Se io non so quello che posso fare, non lo faccio. Se io non so, per esempio, che fra 3-4 mesi ci sarà una grave crisi alimentare in tutte le mense per i poveri e i
coloro che portano i pacchi alimentari alle famiglie bisognose, perché il programma europeo che distribuiva le eccedenze agricole è finito e che quindi fra 3 mesi 100 milioni di roba non ci saranno più, adesso già ce ne saranno di meno, e allora non mi mobilito, non faccio niente. Mentre se lo so, è una cosa che sicuramente può mobilitare, ma perché possa funzionare occorre che qualcuno crei le condizioni, occorre che qualcuno trovi le modalità affinché queste donazioni vengano utilizzate al meglio, vengano per acquistare non sotto casa ma a livello globale per avere sconti, per far sì che la logistica funzioni al meglio, e vi dicendo. E questo è un lavoro, non si fa da solo. In una società disgregata queste robe occorre qualcuno che aiuti da questo punto di vista. Quindi occorre che io sappia le opportunità. E poi occorre che ci sia qualcuno che mi protegga dai problemi. Una delle ragioni per cui così poca gente, in Italia solo 1,5 milioni di persone mettono la loro dichiarazione di redditi le proprie donazioni, secondo me è che i più dicono, piuttosto che poi avere problemi col fisco, visto che la norma non è proprio chiarissima, io ci rinuncio, faccio la donazione e basta. Ma se ci fosse qualcuno che è strutturato in modo tale che mi dà la garanzia totale che i rischi non ce li ho e non devo andare a vedere, è un'organizzazione di volontariato iscritta o non iscritta, perché mi cambia la vita, o tiene il bilancio a partita doppia o non lo tiene a partita doppia, perché mi cambia, sono robe che un donatore normale non si mette a guardare, è assurdo pretendere che lo guardi, e allora ci rinuncia. Ma se ci fosse qualcuno che invece questo lavoro glielo fa, che gli garantisce che le sue donazioni sono tranquille, che non avrà problemi col fisco perché tutto è fatto a regola d'arte, magari qualcuno sfrutterebbe un po' di più queste possibilità, e magari se qualcuno dicesse anche che è meglio dedurre e non detrarre, magari utilizzerebbe, guadagnerebbe il doppio rispetto a quello che guadagna attualmente, e forse avremmo maggiori risorse per portare avanti queste cose qui. Ma poi qual è l'esigenza spesso più forte? E noi viviamo in un mondo frenetico, si agita in continuazione, si sposta poco, ma si agita in continuazione. E questa frenesia fa sì che io possa anche desiderare di fare qualcosa di bello, ma se non trovo subito lo strumento immediato, poi vengo travolto da 200 milioni di impegni e non lo faccio. Allora occorre creare degli spazi, dei momenti. Per esempio, io non è che sia particolarmente ricco e quindi non potrei crearmi la mia fondazione, però voglio comunque donare bene. Allora mi sono creato un mio fondo presso un intermediario filantropico, Abita.com, presso la fondazione Comasca. Che cosa faccio? Io alla fine dell'anno, a fine dicembre, quando faccio i conti di casa e capisco quello che posso donare e quello che no, faccio la mia donazione sul mio fondo, e così sono a porto col fisco, e poi con calma, quando mi capitano le opportunità che mi interessano, i soldi lì li posso utilizzare immediatamente. Se no, capita che quando c'è la possibilità di fare una donazione non la faccio, perché e quando invece c'è qualcosa di bello che posso fare, non ho i soldi lì e non lo faccio lo stesso. Invece bisogna creare, facilitare questo. L'obiettivo vero della filantropia non è più quello di finanziare il progetto geniale, perché i problemi sociali sono problemi senza soluzione, sono problemi che hanno bisogno di costante cura, non di soluzioni meccaniche, perché non funzionano, perché sono fatte da persone, le persone sono sempre diverse, quindi ho bisogno di una situazione di costante attenzione, come educare dei figli, non è che c'è il prontuario, lo segui, ognuno è diverso, c'è poco da fare, e qui la stessa cosa per i problemi sociali. Quindi se non serve tanto cercare il progetto che poi deve essere replicato, che tanto non viene replicato mai, e quindi lascia il tempo che trova, quello che è più importante è investire in relazioni, è permettere ai vari soggetti di mettersi assieme, di perdere tempo per conoscersi, per capire le potenzialità degli uni e degli altri e per remare nella stessa direzione.
Noi oggi ognuno rema, magari con una fatica boia, ci mette un impegno bestiale, ma ognuno rema per i fatti suoi e la barca non si sposta. È logico che non si sposti. Ma non è così impossibile mettere assieme le persone. Ci sono degli esperimenti in cui, delle esperienze, non degli esperimenti, in cui ci sono riuniti centinaia di realtà, profit, non profit, pubbliche, private, di diverso tipo, che hanno visto certi obiettivi comuni, e certi obiettivi comuni, facciamo presto a individuarli, si sono dati una visione e con il supporto di una struttura filantropica hanno iniziato a lavorare nella stessa direzione. E improvvisamente quei risultati che prima con milioni di dollari o di euro non succedevano, hanno iniziato a succedere. Quindi possiamo farci molte cose rilevanti, possiamo far sì che la filantropia serva a essere quell'olio, quel lubrificante che fa sì che le tante energie che sono presenti in ogni comunità e che oggi rimangono per lo più inattive, se non si trasformano in problemi, trovino una prospettiva. La vera sfida non è quella di eliminare i problemi. Il Vangelo dice i poveri ce li avrete sempre, e penso che avesse abbastanza ragione. La vera sfida è evitare che le risorse che abbiamo nelle nostre comunità vanno disperse e finiscono in generare problemi invece che futuro.